Da molto tempo sognavamo di fare un viaggio in Andalusia, una terra affascinante, la terra del sole e della luce. Siviglia per nascere, Granada per morire, Malaga dei miei amori, come mi ricordo di te. Cadice è un bianco fazzoletto ed un sospiro nella paia. Huelva è fandango e bandiera d'Arasina fino a Punta Umbria. Cordoba, musulmana e cristiana. Almeria e Mesuliti, uliveti di Caen, quello che rinnega la sua terra, deve essere punito. Il mio orgoglio di essere andalus, figlio di padre e madre nati Andalusia. L'amore dei miei amori, quello che amo di più nella vita, è questa è la mia terra e si chiama Andalusia. Per molti stranieri l'Andalusia è la Spagna e la Spagna è l'Andalusia, terra di gitani e toreri, di sole e flamenco, di città d'arte e paesini senza tempo, abitati da gente dalle usanze esotiche. Tutti questi luoghi comuni hanno contribuito a creare un'immagine dell'Andalusia ben lontana dalla realtà, che è quella di una terra molto complessa, dalla storia antichissima, che fu crogiolo delle civiltà più avanzate del mondo antico. Ci siamo ridotti a Lopof, perché non ce la facciamo più a piedi, abbiamo un'età. Questo significa che siamo diventati vecchi. Tra poco andremo a fare i viaggi in carrozzella, anzi saremo costretti a fare una crociera, o crociera, perché ormai le gambe, ragazzi, una bella cura ci vuole prima e poi uno viaggia a piedi. Però qua a Siviglia le distanze sono enormi, uh-huh. Oggi vogliamo fare un giro completo con il bus turistico, avendolo usato solo per gli spostamenti. Poi rifacciamo il giro, ma scendiamo alla fermata della Macarena, la famosa basilica con la sacra immagine. Ai vari califughi o ai compet siamo stati costretti a prendere dopo. Però almeno ci riposiamo, poi c'è la musica nelle orecchie, c'è la guida, staremo in età, purtroppo. A presto. C'è poco da fare. Quando si dice Macarena, ecco che parte il famoso ritornello degli anni 90. Tra parentesi, Los del Rio, che cantarono la canzone che li consacrò nel panorama musicale internazionale, abitano a pochi chilometri da Siviglia, a Dos Hermanas. Ed ecco i colori bianchi e gialli della basilica con quel campanile che un po' ricorda le chiese messicane. La basilica fu costruita in stile neobarocco nel 1949 per ospitare la statua che fino al 1936 si trovava nell'Iglesia de San Gile, trasferita quando in questa scoppiò un incendio. Siamo colpiti dalla preziosità delle vesti, del mantello e degli ornamenti in oro e diamanti degni di una vera regina. Arriviamo alla grande piazza famosa per i suoi locali, la Alameda de Hércules, con due colonne con leoni che portano lo scudo del Regno di Spagna e quello della città di Siviglia. All'estremità sud altre due colonne, provenienti da un tempio romano, sulle quali ci sono due statue, una di Ercole e l'altra di Giulio Cesare. Nella vicina Plaza del Duque la statua del pittore Velázquez. Palacio Santelmo è un edificio storico di Siviglia, già Universidad de Mareantes, oggi sede della presidenza del governo autonomo andaluso. Vicino c'è la Plaza del Cabildo, che è stata costruita per ricordare il salvataggio di Siviglia dal grande terremoto del 1755. Ci spingiamo verso nord fino ad incontrare una forma architettonica inconsueta, il Metropol Parasol. Il Metropol ha la forma del simbolo di Siviglia, il nodo, ed offre uno stupendo panorama sulla città. I sivigliani chiamano questa struttura i funghi, in spagnolo setas. L'edificio fu iniziato nel 2004 e terminato nel 2011.
Si tratta di un'opera che costituisce un immenso parasole, un ombrello traforato in materiali pienamente naturali, una struttura leggera che dona ombra alla Plaza de la Encarnación. Il simbolo nodo di Siviglia è costituito da due sillabe separate da una matassa o gomitolo a forma di otto. Alfonso X regalò alla città il simbolo onorario nodo che secondo la tradizione significa in dialetto andaluso no ma déjà do, in italiano, non mi ha abbandonato. Il simbolo otto rappresenta una matassa o gomitolo che in spagnolo si dice madeja, per ricordare che il re non fu abbandonato dai suoi concittadini. È anche un simbolo che attira immediatamente l'attenzione dei visitatori della città, poiché può essere visto riprodotto in diversi posti. Sempre in bus rifacciamo il giro e raggiungiamo il Pabellón de la Navegación, costruito in occasione dell'esposizione del 1992. Ero particolarmente interessato a vederlo anche perché è situato e progettato per essere fruibile in molteplici attività. Questo imponente edificio in riva al fiume è stato originariamente progettato per Expo 92, mentre ora ospita un eccellente museo interattivo sulla navigazione marittima. Particolarmente suggestiva la Torre Mirador, Torre Schindler. Audace architettura per una torre panoramica. Ultima tappa il Museo delle Carrozze. L'esposizione comprende pezzi dalla tipologia estremamente variata, con una messa in scena che rende l'esposizione estremamente piacevole per il visitatore. Le strade a Siviglia vengono lavate. Anche Bianca ha bisogno di dare una lavata ai suoi capelli. Occorre un parrucchiere che troviamo in zona albergo. Per la cena, solito immancabile ristorante e rientrando in albergo al solito posto ritroviamo altri artisti di strada di flamenco con una simpatica e brava danzatrice giapponese di nome Apollonia, nome datole dal suo insegnante spagnolo. Fa sorridere o piangere come una reazione del corpo ad una performance artistica che è particolarmente espressiva. Compliment. You have Japan Spanish. Japan and Spanish. Japan and Spanish. Sí, mi profe me llame Japoñola. 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 Española. Española. Japonesa. Japoñola. Brava. Complimenti. Ottimo commiato da Siviglia. Domani treno per Cadice.